Lo spettacolo non è terminato, anzi continua, e anzi non è detto che peggiori, perché vi presento È il tempo di Nino Manfredi. Io sono stato invitato qui come ospite d'onore e di solito l'ospite d'onore è molto onorato di essere ospite d'onore, in quanto essere ospite d'onore è sempre onorevole, anche perché non c'ha l'onorario, perciò non ho capito se l'onore è tutto mio o tutto loro. A ogni modo, questa è una serata dedicata completamente alle canzoni, alla musica, ai cantanti. Che ci fa qui uno che parla? L'unica giustificazione che potrebbe avere la mia presenza qui è che anch'io una volta ho voluto scrivere una canzone di successo. Voi direte qual è, e non mi è venuta. Ma non è che non mi è venuta di successo, non mi è venuta proprio la canzone. Beh, chi non ha scritto, chi non ha provato almeno una volta nella vita a scrivere una canzone, eh? Quante volte ascoltando una musica, una melodia, ci siamo detti: ma che? E questa sono buono pure io. Ma che c'è? Te metti davanti allo specchio, fatta la barba e te viene il motivo. Poi corri da trovaglioli, sempre fischiando il motivo, se non te lo scordi, gli dai una mille e te lo fissa sul pentagramma. Sai com'è contento trovaglioli mi sta a sentire? E così ho fatto io. Mi sono messo davanti allo specchio. Ah, questo è Gagliardo. No, è troppo conosciuto. Ecco, a me mi vengono tutti i motivi conosciuti. Anzi, più sono conosciuti e più mi vengono. Sì. Del resto ci cascano anche i più bravi, eh? Quelli poveretti non se ne accorgono perché corda fa che c'hanno, sta a guardarsi e somiglia un altro. Però dico, io mi facevo la barba anche 3 volte al giorno, poi ci ho rinunciato. Anche perché mi era venuta una pelle, non potevo più fischiare. E allora mi sono detto: voi vedete che io sono più tagliato per fare le parole? Ho telefonato a Trovaglioli e Tarmà, scrivimi una musichetta, una sminfetta di quelle che sai fare te, che io te ci metto le parole. Dice: che vuoi fare? Faccio il poeta. Dice: no, vuoi fare? Perché? Dice: perché devi dare esame alla società autori. Ma dico: che è sta stupidaggine? Un poeta è un poeta, io mi rifiuto. Come adesso per essere poeta uno deve dare l'esame? Dice: no. Sei poeta lo stesso. Dico: allora, ma non becchi i sordi? Dico: allora dammi esame. Sono andato lì, mi hanno fatto tirare su una scheda, c'era scritto cielo blu 37 37 44 53. Dico: scusi, che è sta gambala? Dice: no, quella è la metrica, c'è, lei al posto dei numeretti ci dovrebbe mettere le parole sul tema di cielo blu. Dico: le faccio un esempio, c'è per esempio 37 37 44 53, camminando nella notte io pensavo solo a te. Se poteva far meglio, dico, eh. Ma che c'entra? Dice: un esempio, ma è brutto pure come esempio. Ma ci metta quello che gli pare. Dico: beh, non per polemizzare, ma insomma un po' meglio di questo. Quanto tempo c'ho? Dico: c'ha 2 ore di tempo. E che me ci volete far passare tutta la vita qui? Non va allontanare che io fra 10 minuti consegno. Allora dico: vediamo un momento, cielo blu 37 37 44 53. Ma questo è il numero di mizia, dico. No, quello è 37. Quello dice 37 37 55, ma che mi importa, dico, concentriamo, cerchiamo di fare bene, dunque 37 37, ma ci avrò un po' di febbre io, 37, ma no, che 37 febbre, un po' di alterazione, mi sto a far suggestionare dai numeri, vediamo un po' con un motivetto così mi distrango, dunque vediamo un momento, dunque 37 e 37 per 24 più 41, abbasso il 5 per 68 fa 33, ma come fa 33? Farà più di 600 qua. Dopo 2 ore sono tornati quelli della commissione, dice: ha fatto signor Manfredi? E dico: no, ma avete dato tutti i calcoli sbagliati, e dico: il 37 non stava più nel 48, insomma ho dovuto rifare tutti i conti. E dice: ma come, allora non ha svolto il tema? Non ho svolto il tema, ma ho risolto il problema, io ho detto. Dice: vabbè, ma che c'entra il problema col cielo blu? E gli cambiate il titolo, la chiamate 3x8 un franco e 20, la fate cantare dai 4 più 4, l'equipe 84, chiamate la Pitagora, è perfetto.
insomma mi hanno bocciato, non ci credereste, mi hanno bocciato, sì. No, ma solo, mica solo in poesia, mi hanno bocciato pure in matematica. E allora mi sono talmente avvilito. Ho detto, ma chi te lo fa fa? Ma ce ne sono tante le canzoni, eh? L'abbiamo ascoltata anche stasera. Te ne scegli una, bella e fatta, e te la canti. E così ho fatto io. Sì, perché sia chiaro che se stasera non canto io non scendo da qui, eh? Caro Radaelli, e quando mi ricapita più un'occasione così? Canto? Canto. Allora, a gentile e grande richiesta, anzi a furor di popolo, canterò una canzone, canterò la canzone di uno che sapeva scrivere. Lei sapeva cantare e sapeva recitare pure un po' meglio di me. No, non è falsa modestia, è Petrolini. Attacca Mauri che se ne andiamo. È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute, un par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me. Che fa la vita meno amara, mi so comprato sta chitarra, e quando il sole scende e muore mi sento un cuore cantatore, la voce è poca ma intonata, non serve a far una serenata, ma solamente a fare in maniera di farmi un sogno a prima sera. Tanto per cantare, perché mi sento un friccicone al cuore, tanto per sognare, perché nel petto mi ce nasce un fiore, fiore di lilla che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mi rintontoniva te. Canzone belle appassionate, che Roma mia mi ricordate, cantate solo per dispetto, ma con asmania trenta al petto. Io non ve canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena, e quando il cielo si scolora, di me nessuna si innamora. Tanto per cantare, perché mi sento un friccicone al cuore, tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore, fiore di lilla che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mi rintonava.